Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Alien Isolation. D'accordo ragazzi, abbiamo raggiunto l'ospedale. Non fumiamo, va bene. Abbiamo raggiunto l'ospedale, dobbiamo trovare un medikit per aiutare Taylor, la povera Taylor. Portello bloccato, ok. E niente, intanto lo stronzo alien, aia, è da queste parti qua, ma mi sa che è su in alto, nei condotti in alto. Questa è bloccata, però abbiamo trovato il tonfa elettrico, ok. L'utilità, onestamente non lo so, probabilmente per tenere a distanza lo xenomorfo. Ha il tonfa elettrico. Ok, abbiamo sbloccato questa porta, raga, un momento. Però c'è dell'altro qua. Tutto chiuso, portello bloccato. Nel mentre che andiamo avanti, ragazzi, spero abbiate passato una felice Pasqua insieme ai vostri familiari. Visto il periodo, non so se qualcuno è riuscito a fare qualche grigliata, quantomeno, ma mi sa tanto di no. Però magari con i propri familiari siete riusciti a passare una felice Pasqua. Detto questo, ragazzi, leggiamo un po' di documenti. Ricerche dell'ufficiale. Frank, devo parlarti, ho un corpo qui. Fa parte delle ricerche dell'ufficiale. Femmina, sui 30 anni, ferita al torace. Malissimo, ferita al torace, ragazzi, sappiamo benissimo cosa vuol dire in Alien. Non so per quanto tempo l'ufficiale Waits voglia tenerlo qui, ma la situazione è molto delicata. Voglio discrezione e voglio che ti fidi di me. Raggiungimi nel mio ufficio. Lingard, ufficiale medico superiore. Poi abbiamo controlli ambientali. Frank, prendo nota della tua preoccupazione circa l'isolamento di San Cristobal, ma ti assicuro che l'evacuazione è necessaria al 100% ed è solo una misura temporanea. La mia priorità è il benessere dei vivi. Tu mi sembri più interessato ai morti. Se ti preoccupi degli sbalzi di corrente, della temperatura all'obitorio, della condizione dei cadaveri, regola il sistema di raffreddamento, esci fuori di lì subito e basta, Lingard. Ok, qua siamo agli inizi della crisi e della presenza di vari alien. C'era un'altra cosa che dovevo vedere, ragazzi. Mi sa pubblico? Pubblica. Attiva raffreddamento. Attivazione bombola di idrogeno. Unità U6 non trovata. Camera fredda inaccessibile a causa della temperatura estrema. Ok. Seleziona. Attiva raffreddamento. Non mi fa fare nient'altro. Probabilmente sono queste bombole qua, raga. Sì. Ok, quindi ripristina una temperatura, diciamo, umana per riuscire ad entrare dentro. Qua non possiamo entrare perché manca una bombola. Bloccato, va bene. Probabilmente la troviamo di qua, raga. No, non devo correre. Non devo correre, raga, perché sto stronzo viene giù e ci pizza. Ok. Sì, è su in alto nei condotti. Sto stronzo. Ma non è che sono lì le... No, no. Dovrebbero essere... Eccola qua. Sembravano esserci delle bombole di là. Ok. Va bene. Possiamo uscire e mettere la bombola dall'altro lato. Non c'è niente di interessante qua. Ah no, queste non erano le bombole, infatti. Ok. Dovremmo poter sbloccare adesso quest'altra stanza. Ok. Bella lì. In teoria. Ma è questo portello qui? Ripristina corrente. Non possiamo utilizzarlo. Ok. Allora, qua cosa abbiamo? Devo ispezionare perché questa stanza qua mi deve rilasciare per forza qualcosa, se no siamo bloccati, raga. Il cablaggio, ok, il ricablaggio. Aia. Va bene, diamo un'occhiata veloci. Dunque, accesso al condotto, purificazione aria. Nessuna presa. Dobbiamo levare la purificazione dell'aria, quindi. Sì. Via. Samuels, c'è una certa Lingard, ufficiale medico superiore. Devo scoprire dove tengono tutto nel suo ufficio. Buona fortuna. Sì, vabbè, ma cazzo, ma come posso... Vaffanculo. Fate che stronzo, alien di merda. Ma che palle, ragazzi.
Va bene, dai, ci ribecchiamo al punto in cui parla di Lingard. Ok ragazzi, effettuiamo il ricablaggio. Il problema è che lo stronzo è veramente silenzioso. Non l'ho proprio sentito arrivare, raga. Allora, purificazione aria condotto, via. Samuels, c'è una certa Lingard, ufficiale medico superiore. Devo scoprire dove tengono tutto nel suo ufficio. Buona fortuna, Ripley. Sbrigati se puoi. Ok, Lingard. Con calma. Ora non è sceso. Un po' a casualità, quindi va bene. Silenzio, silenzio. Probabilmente l'ho attirato. Comunque, do una salvatina, raga. Almeno questa piccola sezione non mi tocca ripeterla. Ok. Via. Non scendere, stronzo. Ok. Dovremmo aver sbloccato il portello. Bella lì. Perfetto, dobbiamo indagare su Lingard. Ora, di qua saliamo. E questo è chiuso, ok. Calcolando che Alien è nei condotti, raga, sarà un problema. Magari anche no, non ricordo. Qua sta sfarfallando qualcosa. Possiamo scendere. Là. Per il momento non c'è nessuno. Mi sa che siamo tornati giù in basso. Questo? Oh, niente, una piccola TV inutile. Ok. Oh, pezzi di metallo. Prendi tutto. Ok. Lo sento. Lo sento alla grande. Dov'è? Merda. Ok. Vuoto. Con calma. Allora, Lingard, il nostro obiettivo non è di qua. Cazzo. No, 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 non c'è, non c'è, ok. Tutto a posto. Questo mi fa, mi sa che mi fa girare in tondo. Ok. Allora, devo un attimino ispezionare meglio sta zona, che magari c'è qualche terminale o qualcosa di utile. Questo è vuoto, va bene. Niente. Ok. Proviamo, non so, a girare di qua, raga. Vuoto, vaffanculo. Apriti, zio. Ok. È questo? Magari qualche kit medico. Vediamo. No, una bella merda. Ok. Qua mi sa che è un bel giro tondo. Un casino al mondo qua. Stiamo andando dal lato sbagliato, assolutamente. Cazzo, sono docce. Tutte zone per nasconderci. Ok. Però porca puttana. Niente, non funziona il pungolato. Ma forse sì. No, siamo fatti. Ok, sbam, via. Raga, è un bordello, è molto silenzioso a sto giro. Quindi il pungolatore non funziona, raga. Inutile. Cazzo. Ok. Era qua, era qua, era qua. Perfetto, prendi tutto. Comunque è andata a destra. E noi andiamo a sinistra. Via, via. Momento. Sbuca davanti sicuro.
No? No, forse no. Ok. Devo riuscire a passare sta zona. Cazzo! Merda! Zitti, zitti. Arriva sicuro. Eccolo. Cazzo, è qua fuori, raga. Prova a uscire. Porca troia. Che pezzo di merda. Mercoledì. È furbo, eh. E c'è andato anche parecchio di culo. Ok, diamo un'occhiata a questo terminale. Ma allora, ambulatorio a vuoto, messaggio per Lingard quando ritorna. Ho preparato per il trasporto i pazienti del reparto traumatologia come ho potuto. Wes vuole chiudere l'area. Vado al piano di sopra, al reparto psichiatria, per assicurarmi che nessuno sia rimasto indietro. L'ambulatorio è ormai vuoto. È vuoto ormai. Tutte le scorte per il primo soccorso. Sto pezzo di merda. Ok. Cazzo, è un casino anche quando si legge, quindi non continuo a cercare. Allora, dicevamo, l'ambulatorio è vuoto ormai, tutte le scorte per il primo soccorso e medicinali di San Cristobal sono con te e da qualche altra parte sulla stazione. Spero porterai buone notizie, Marley o Morley. Certificato di morte, decesso informazione riservata. Ok, errore. Audio niente, pubblica. Rapporto Lingard. Però che cazzo. C'era qualcosa che dovevamo attivare, raga. Porca troia. Vai via, pezzo di merda. Guardalo, guardalo. Come ispeziona lo schifo. È ancora lì. Mi fai attivare sta rubina qua? Allora, pubblica rapporto Lingard, seleziona il rapporto del registro del 13 novembre 2137, autore Lingard, centro medico San Cristo, va bene, studio androidi. Seleziona. Ok. Qui è Lingard, ufficiale medico superiore, stazione Sevastopol, voglio mettere a verbale che ho subito delle costrizioni riguardo il paziente zero, che è in fin di vita. Ransom, il capo operativo della Sigson, lui ha fatto delle minacce riguardo la mia carriera e le mie certificazioni. Voglio registrarlo. Ma per l'amor del cielo, a quella donna serviva aiuto. Non sapevo che tipo di parassita avesse incontrato, ma le aveva impiantato qualcosa internamente. Mi dispiace tanto. Non potevo sapere che cosa sarebbe successo. Ok, quindi la tizia ha aiutato. Allora, cerca il kit medico nella sala studio androidi. Sta dottoressa ha aiutato un paziente. Un paziente infetto. Non so se è perché mi sono avvicinato io, ma mi sa di no, raga. Diceva, ha aiutato un paziente infetto e poi è successo il patatrack, ragazzi. Ma usciamo, me la rischio, me la rischio. Se no... Porca Eva, di là. Non si passa davvero. Allora. Vabbè. Che bordello. Qua si muore a iosa, ragazzi, proprio alla grande. Ok, ragazzi, ho revisionato il rapporto di Lingard.
lasciamo tranquilli. Andiamo avanti di qua. Allora, il coso degli androidi. Proviamo di qua. Staff. Qua non c'è assolutamente niente. Forse questo? No, non lo so. Cazzo, sei vicino. No, qua dove eravamo prima. Merda. Vabbè, però così cazzo è ingiusta la cosa. Dietro di Vanetti non ci vede. Ok. Dai, stronzo, levati. Allora, noi siamo arrivati da qua. Quindi. Caputtana. Dove merda devo andare? Non è che mi serve un ricablaggio per spegnere quella fiamma, ragazzi. Potrebbe anche essere. Allora, aria di igiene. Amministrazione. Che cazzo è successo? Dovevo andare di qua, ok. La porta è aperta qui però. Momento. Fatemi andare qua dietro. Non è che sbuca dall'alto. Tutto vuoto, cazzo. No, non sono qua. Vai via. È qua davanti. Via. No, è di là. Cazzo. Vai via, stronzo. Tessera d'accesso. Trova la tessera d'accesso per i reparti di San Cristobal. Porca di quella. No, sta arrivando. Allora, sappiamo che è andato lì a sinistra qua. Ah, ok, abbiamo bypassato il discorso. Bella lì. Sì. Ok. Veloce. Oh. Perfetto. Allora, c'è Molotov. Ok. Accedi al terminale, vai, veloce. Amanda, veloce. Allora, direttore dell'ufficio del colonnello, dottor Morley, non mi interessa quello che devi fare, devi uscire da San Cristobal subito, so quello che c'è lì dentro e mi dispiace per i pazienti che non possono essere spostati, ma questo è l'unico modo. Non ci saranno ulteriori avvertimenti, ufficiale Waits, ok? Aggiornamento codici. Allora, Morley, devi uscire dal centro medico, ci siamo sistemati nella torre degli alloggi, sono tutti in conflitto per le scorte, ci sono troppi feriti. Vabbè, qua abbiamo un codice, ma se devi accedere ai reparti centrali del San Cristobal, il codice è 2505. Ok. 2505. Isolamento di San Cristobal. Vabbè, è stato tutto isolato. Errore, non ci interessa. Sto facendo il più veloce possibile, ragazzi, se non bordello. Sono Ransom. Ti ricordi di me, il tuo amico dirigente della Sigson? Lingard, non mi passi a salutare, non chiami mai. Non siamo più amici? Oh, certo, siamo entrambi impegnati. E dopo tutto, io ho anche molti altri amici. Alcuni hanno iniziato. Uno di loro mi ha detto che hai informato l'ufficiale Waits di un... com'era?
interessante ritrovamento? Devo saperne di più. Niente discussioni. In fondo, quanto ti conosce Waits davvero? Mai quanto un vecchio amico come me. E scommetto che non sarebbe mai comprensivo riguardo il mercato nero dei farmaci. Aspetto una tua chiamata, dottoressa. Ok, mi sono riparato un attimino. Al sicuro dentro l'armadio. Ora. Veloci. Ho visto che c'è la tessera qua dentro. 2505. Ok, recupero la tessera. Dai. Tessera d'accesso. Rido una salvatina. Veloce. Sto arrivando. Ok. Procede tutto a gonfie vele, raga. Devo disattivare il discorso lì della valvola, mi sa. Pubblica chiusura delle valvole d'emergenza. Attenzione, incendio rilevato. Ok, va bene, sblocchiamo il passaggio. Vabbè, bene o male ho salvato. Comunque vado un po' più tranquillo. Allora, tessera d'accesso mi serviva qua. Via, 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 via. Ok. Merda. E questo ha partorito un alien. Aia. Allora, raga, momento, momento, mi butto qua dentro, guardo l'obiettivo. Allora, obiettivo, te l'ho riferita, cerca un kit medico al San Cristobal, portalo alla stazione della navetta. Ok. Alle spalle. Penso che dobbiamo raggiungere il discorso degli androidi. Tipo alle spalle? Dove cazzo è? Merda. Ci sono dei sopravvissuti e romperanno i maroni anche questi. Forse dovrei attirare alien per fare il mio gioco. Allora, cosa abbiamo a disposizione? Mi sembra tipo un'esca. Abbiamo raccolto un'esca. Razzo, revolver, tonfa elettrico. Secondo me devo utilizzare sto coso qua. Assembliamo. Ok. La cassa acustica. Vai, vai, pensaci te, Ali. Ok. Mi facciamo seccare. Io credo che siamo morti, però non ho sentito spari. Di quella. Sì, vabbè, ma non è giusto. Non devi ammazzarmi, stronzo. Ok. È andato su nei condotti. Vabbè, alien, però c'è un pezzo di merda. Ti odio, stronzo. Vabbè, raga. Non si riesce a fare 2 metri. Ok, ragazzi, allora io provo da sto lato qua, anche perché credo sia il lato giusto. Però
messa acustica. Voglio sfruttare Alien, assolutamente, per liberarmi di sti strozzi. Ok. Con calma. Ah, ma ce n'è solo uno, vabbè. Quindi andiamo col tonfa elettrico. Ok. Un attimo. Però se riesco a farlo passare senza far rumore. No, voglio provare il tonfa, ragazzi. Anch'io. Ok, è andato. Che cazzo è questo? Usa. Pinch. Momento. Non so cosa sia, raga. Ok. Che zona è questa? È tipo dove si fanno le risonanze. Sì, è tipo la risonanza magnetica questa, se va una mazza. Ok. Vuoto. Allora, di qua abbiamo un exit. Voglio percorrere un attimo sta roba qua, raga. Raccoglio tutto. Cerca il kit medico nella sala studio androidi. Cazzo. Quindi non di qua. Sala emergenza. Per ora niente salvataggi. Ok. Merda. Un attimo, c'è un terminale poi. Ok, c'è qualcuno alle spalle. Raga, qui ho veramente poco tempo, se no il nulla per leggere. Quindi facciamo così, medici umani, niente di interessante. Turni, non ci interessa. Condivisa, registro, ustioni chimiche. Letto sprecato. Ok, abbiamo questo. Dopo l'incidente, gli ufficiali vogliono che isoliamo il centro medico. Hanno chiamato una squadra okay. Per scoprire cosa aveva dentro quella paziente. Ho riferito che quella cosa era velocissima, ma sembrano convinti di poterla intrappolare. Hanno delle reti. Arrangerò un centro medico temporaneo all'esterno. Sei tu al comando per ora. Non lasciare che Coleman si insinui lì dentro. L'ultima cosa che ci serve è che prenda iniziative con l'ufficiale Waits lì intorno. Cazzo, ma qua è tutto chiuso. Dove mi... chi devo andare? Allora, operazione. Ok, forse ci sono, raga. Usa. Samuels. Ok. Ho i medicinali. Siamo alla stazione della navetta fuori dalla reception del centro medico. Ripley, abbiamo sentito degli spari e li avrà sentiti anche quella bestia. Ah, momento. Veloce, veloce, veloce. Sto solo guardando se trovo, ragazzi. Abbiamo un audio, dei codici o qualcosa del genere. Qualcosa non va qui al San Cristobal. Sigilla l'area e assicurati che nessuno tocchi niente fino all'arrivo di Garcia con la scientifica. Teniamocelo per noi per il momento. Voglio silenzio totale. L'ultima cosa che serve a questa stazione è il panico. E un'altra cosa, se scopro chi ha parlato con Ransom, gli faccio ingoiare il distintivo, cazzo. Arriva, espone i privilegi del lavorare per la Sixon e si prende il cazzo di posto in prima fila. Questa situazione è molto seria. Non mi serve anche Ransom che la renda più complicata. Wait, passo e chiudo. Ok. Ok, Waits, vediamo di riuscire a darci alla gambe perché ho tutto quello che mi serve.
Ora. Devo andare dritto di qua. Faccio il giro tondo. Merda. Via. Ma dove cazzo devo andare adesso? Porca Eva, raga. È un bordello. Ah, momento. Oltretutto non posso salvare. Libera la zona. Devo tornare indietro da qua, dai. Ok, devo raggiungere l'ascensore. C'era un salvataggio qua, raga. Veloce, 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 veloce. Salva. Ok, bella lì. Ottimo. Credo che dobbiamo tornare indietro. Vabbè, ho salvato, quindi sti cazzi. Vado abbastanza tranquillo. No, non era questo che dovevamo vedere. Il terminale ci abbiamo... mi pare abbiamo già visto il terminale, ok. Tutto vuoto, inutile che continuo a cercare sti cassetti di merda. Raga, mi sono perso. Porca troia. Allora, devo usare sto qua. Con calma, con calma, con calma. Ritroverò la strada. No, secondo me devo tornare indietro dal... dove c'era quell'exit. Ma sicuro. Ma ci schiatto alla grande qua, ragazzi. Dai, dai che ci siamo. Se non sbaglio era di qua, ok. Ma è rotta. Non c'è via d'uscita dalla reception. Non posso uscire. È l'unico modo per arrivarci. Ripley è un ospedale pubblico. Ci sarà una procedura di evacuazione. Allora, avvia la procedura di evacuazione da San Cristobal. Ma vaffanculo. Non usciamo più da qua, raga. Allora, procedura di evacuazione. Abbiamo saltato qualcosa nei terminali. Procedura di evacuazione. Dobbiamo dormire un po'. Non ce la faccio più. Puttana. Cassa acustica, vai. Ci leviamo dai maroni. Non riesco a capire dove cazzo sono andati, raga. C'è qualcosa qui, lo sento. Dai, Alien, fai la tua. Ok, sta arrivando, sta arrivando. Bella lì, grande Alien, grazie. Lo facciamo andare via, non so, potrei anche muovermi adesso, però preferisco aspettare, raga. Ok, si è levato dai maroni. Dovremmo essere... punto di salvataggio, sì! Bella lì! Dai, 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 ok. Perfetto. Allora, procedura di evacuazione. Dimmi che sei qua. Che roba è questa? È un generatore. Usa. Ok.
probabile dall'altro lato? Questi portelli sono chiusi, bloccato. Ok. Dai Amanda che ce l'abbiamo fatta. Allora raga, portiamo il medikit ad a Taylor e poi chiudiamo. Cazzo, ma c'è un androide lì. E poi ci salutiamo. Cazzo. Quindi? No. C'è l'androide. Dove devo andare? Ripley, tutto bene? Ripley? Ora no. Quindi ci abbiamo a che fare anche con sto cazzo d'androide. Ah, ma ha sbloccato quello l'ascensore, non l'avevo visto. Ok. Ah, ma non di qua. Portelli sono chiusi. Ah, ok, e devo arrivare a... vabbè. Devo arrivare al terminale, raga. Che cazzo l'aveva visto la baba di Alien? Va bene. Sì, dai, stronz. Esci. Ok. Allora, va lassù. Questo me lo ricordo bene. Ripley, tutto bene? Zitto, zio, Ripley. Mi hai fatto cagare addosso. Merda, c'è anche Alien. È andato via. Ma te che stronzo. Ok, calma. Allora, appena si leva dal terminale, andiamo noi. Dimmi che non torni indietro, stronzo. No, no, grazie, faccio da solo. Sintonizzatore, devo essere veloce, raga. Allora. Uno, due e tre. Bella lì. Allora, c'era un condotto. Dobbiamo utilizzare il condotto assolutamente. Qualcosa che non va. Scappa passa per la reception del San Cristobal. Via libera. Momento. Condotto, 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 perché se no ci pizza l'androide. Ok, da qua dovremmo tagliare un bel po' in teoria. In pratica, boh. Torno al lavoro, quindi non ci ha pizzato l'androide. Tutto chiuso. Vabbè, strada d'obbligo, quindi. Perfetto. Speriamo di non incrociare Alien. Da qua. Troppo semplice. Fanculo. Da queste scale. Apri il condotto. Esci. Sono obbligato a uscire così a random, raga, non posso... Ecco, una cosa che magari avrebbero potuto fare... Cosa? No, ci ha visto l'androide di merda. E c'è anche Alien lì su. Che sbava. Ok. Il mio obiettivo è di qua. Sempre dritto. Merda. L'ho sentito scendere, raga. Un momento. Devo andare dritto, 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 dritto. Ok. Ora mi ritrovo, ora mi ritrovo, raga. Perfetto. Di là a destra, di là a destra, dai che ce la facciamo. Oddio.
Attenzione alle stelle, ragazzi. Exit, non corro, anche se vorrei correre, ragazzi, perché se no ci pizza lo stronzo. Sì, sì. Ci siamo. Ok. Merda. Adesso. Sbam. Esploso tutto. Ok. Adesso ragazzi, direi che possiamo correre. Scappa. Via 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 via. Portello bloccato. Cazzo. Sì, ma da dove devo scappare? Di là. Cazzo. Vuoto. Puttana, cosa devo fare? Forse non di qua. Ma è tutto chiuso, raga, io non riesco a vedere. Non si può accedere a nessun terminale. L'unica strada è qua. Siamo morti. No, da qua. Vabbè, raga, ci becchiamo appena riraggiungo la zona. Vaffanculo, però. Che palle. Ok, ragazzi, riprendiamo da qua. Sono schiattato in questa zona due o tre volte perché mi ha buggato il gioco. Allora, la via d'uscita è qua. Ora continuo a schiacciare ripetutamente perché parecchie volte me l'ha dato in ritardo sto discorso qua. Sono volato giù, ragazzi. Mi è toccato ripetere sta merda di sezione più di una volta. Sto giro però errore del gioco, perché c'ha dei ritardi nell'avvisarmi di utilizzare questo quick time, per così dire, ragazzi. Continuo a schiacciare la maniera. Allora qua dovrebbe esserci un saltino, giusto? Non ricordo male. Salta. È qua che poi mi ha buggato per due volte. Non mi dava la... Continua a schiacciare, vediamo. Infatti è un po' sfarfallata anche a sto giro, però continuando a schiacciare dovrei avercela fatta, spero. Ok. Non di qua, ma di qua. Una mazza, raga. Dovremmo esserci. Io appena trovo un punto di salvataggio, ragazzi, ci salutiamo, perché non so quanto possa essere venuto fuori come lunghezza il video, però direi che ci siamo, secondo me. Ma dimmi che qua posso salvare, cazzo. Anche perché rifar di nuovo quella sezione lì, mi sparo nei gioielli piuttosto, raga. Ok, ci siamo, Amanda? Siete un cazzo. Raccogli l'iniettore. Ok. Oh. Non c'era un salvataggio qua. Torcia necessaria, niente. Vabbè. Utilizziamo l'ascensore e come sbuchiamo nella zona delle navette, salvo. E il seguito lo vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ok, ma non è ancora finita sta merda. Non è ancora finita. Allora, torna da Taylor con le scorte mediche. Trova un ascensore alternativo. Che cazzo. Non posso salvare, no, eh? Vabbè. Teoricamente, raga, dovremmo esserci. E quello?
Che roba è? Penso siano solo dei cavi, ragazzi. Ok. Al buio più completo, sta torcia di merda Nisba. Mi tocca completare il gioco nonostante a modalità incubo anche senza torcia. Puttana di quella merda. Momento. Metallo. Ok. Manca un pezzo, devo sistemarlo. Che palle. Allora, trova il cilindro di compressione per riparare l'ascensore. No. Ok, ok. D'accordo ragazzi, salvataggio effettuato, riprenderemo la prossima volta con Alien Isolation, altra sessione di gioco per quel che mi riguarda particolarmente tosta, monterò giustamente le parti più importanti per quanto riguarda questo episodio. Detto questo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condivideteci, ci becchiamo al prossimo video, ciao!